Bentrovati al corso dedicato a Jackson Pollock, una figura che rimane al centro di moltissime critiche e anche moltissimi modi di dire quando si dice è preso spesso ad esempio del presunto non senso dell'arte contemporanea perché è accusato di buttare il colore a caso sulla tela ed è sicuramente uno degli artisti più famosi e anche più, come dire, fraintesi dei nostri anni, nostri per modo di dire, ricordo che ormai è storia perché Jackson Pollock nasce nel 1912 e muore di un incidente stradale all'età di 44 anni, quindi nel 1956. Perché tengo a precisare che muore di un incidente stradale? Perché è una morte a 44 anni sicuramente nemmeno prevista, o comunque nemmeno considerata, il che, come dire, fa parte di un discorso che vedremo più avanti. E che vede l'acmè, così per così dire, quindi il dripping, la tecnica per cui Pollock è conosciuto, come una tappa e non come un punto d'arrivo. Questa è una piccolissima anticipazione. Non voglio però precorrere i tempi e quindi veniamo a noi. Jackson Pollock è il primo artista americano a raggiungere fama internazionale. Sono gli anni in cui l'America dipende culturalmente dall'Europa. E per l'Europa l'America è sostanzialmente terra di barbarie, ma per gli americani stessi il riferimento è europeo, Parigi in particolare, la capitale dell'arte, la capitale della cultura. D'altronde a Parigi hanno avuto origine surrealismo, cubismo, c'è arrivato il futurismo, le avanguardie, le vere avanguardie europee si sono sviluppate lì. E l'America guarda all'Europa in questo senso. C'è un sentimento, come dire, autoctono di arte nazionale che sembra nascere proprio in questi anni, ma di fatto c'è molto scetticismo attorno agli artisti americani. E la generazione di Pollock, quella dei cosiddetti espressionisti astratti, risulta la prima autoctona americana a raggiungere un discreto successo e un certo riconoscimento dalla critica internazionale. È in ogni modo sicuramente conosciuto Jackson Pollock per la foto che lo ritrae qui. È conosciuto per aver steso la tela per terra e averci versato il colore sopra attraverso la tecnica del dripping, che vuol dire proprio gocciolamento. Quindi non più pittura da cavalletto, non più pittura con fasi preliminari di disegno, stesura del colore in maniera accademica, ma, come si usa spesso dire, una mancata mediazione del gesto, cioè il fatto che si butti il colore senza uno studio preliminare. Ora, il nostro focus non sarà questo. Noi non vogliamo smentire, io non voglio smentire critiche autorevoli che l'hanno classificato come espressionista astratto e l'hanno visto soltanto come un artista che getta il colore in maniera critica e più che altro emotiva sulla tela. Però voglio concentrarmi su altri processi che normalmente non vengono considerati e che invece tengono molto conto delle origini e di tutto il percorso di Pollock, quindi non soltanto del momento per cui è più famoso, e cioè la produzione relativa al periodo del dripping. È famoso sicuramente per opere di questo tipo. Questo è il 1947 Alchemy, è un dipinto che si trova alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia. Perché lo prendo ad esempio? Perché è un po' il simbolo di Jackson Pollock. Sono 4,5 kg di colore, stese su tela che ha denunciato poi anche nei recenti restauri i problemi di supporto e che di fatto rappresentano proprio come dire, la sublimazione della sua arte. Jackson Pollock è conosciuto per questo. Ed è sulla base di questi lavori che spesso viene sostenuto che la sua pittura era casuale e che la stesura del colore non aveva studi preliminari, non aveva, come dire, un criterio di tipo compositivo, accademico, narrativo. Ecco, noi andremo un po' a smentire proprio questa tesi qui, a partire dalla consapevolezza che il primo a sostenere che il caso non esiste era proprio Jackson Pollock. Ora, è chiaro, delle volte gli artisti dicono delle cose, come dire, un po' magari anche iperboliche per deviare quasi o comunque per non dare giustificazione del proprio lavoro ed è sacrosanto, ma questo è uno dei casi in cui forse ha senso ascoltare quello che ci diceva Pollock. E ha senso andare a cercare che cosa c'è oltre al primo impatto che vede soltanto confusione e casualità. Quindi la domanda, cos'è davvero il dripping, come ci arriva, come funziona, cercheremo di dare proprio una risposta. Come vedremo aprendo altre domande, ma d'altronde questo è un po' il bello della faccenda.